qualche tempo fa la quinta commissione invitò il comune dell'Aquila a dare i dati, insomma le risposte al cronoprogramma approvato dallo stesso consiglio comunale. Che cosa è successo oggi in quinta commissione garanzia e controllo? Su sollecitazione del consigliere Di Cesare, la commissione di garanzia si era riunita circa un mese fa proprio per dare attuazione a questa delibera di consiglio comunale attraverso la quale era prevista la rendicontazione di quello che poteva essere il cronoprogramma. L'assessore Di Stefano aveva scritto agli uffici speciali della ricostruzione per chiedere appunto che venissero pubblicati questi dati. L'ufficio speciale della ricostruzione, per nome del suo capo, insomma, il dottor Aielli, invece ha risposto dicendo che il compito dell'ufficio speciale è quello semplicemente di verificare come vengono spesi i soldi da parte per la ricostruzione e poi di comunicarlo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anzi ha bacchettato il Comune dell'Aquila dicendo che è il Comune che si deve occupare anche dell'aggiornamento della banca dati dell'emergenza che non è aggiornata. Quindi c'è questo specie di cortocircuito perché c'è il dottor Aielli che da una parte ha sottoscritto un contratto come dipendente del Comune dell'Aquila e dall'altra però ritiene di sottostare unicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi rivendica una sua completa autonomia. Ecco, quindi quello di cui oggi la Commissione inizia a discutere è proprio questo: se Paolo Aielli è un commissario o un dipendente. Questo difficile enigma, però il cronoprogramma prevedeva per settembre di avere questi risultati chiesti dal Consiglio Comunale. Lei pensa che insomma, ci sarà un gioco di responsabilità o questi dati verranno effettivamente sottoposti? Guardi, questa delibera del Consiglio Comunale è già stata disattesa a maggio. Adesso entro il 10 di settembre dovranno pubblicare questi dati. Chi lo farà non è importante. L'importante è che i cittadini sappiano come vengono spesi i soldi e a che punto è la ricostruzione, perché solo così si potrà parlare veramente di trasparenza.